spaghetti carnivori, spaghetti carnivori, spaghetti carnivori, spaghetti carnivori, spaghetti carnivori, spaghetti carnivori, spaghetti carnivori. Amici di Spaghetti Carnivori e Famiglia Onnivora, volevo mostrarvi, come vedete sto al mare, questa puntata l'ho girata venerdì, volevo farvi vedere intanto la batteria che funziona, vede? Si illumina anche la luce che fa da torcia. Ma soprattutto volevo farvi vedere un animale morto. Guardate questo animale morto. Animale morto, ragazzi. Povero animale morto. Che tristezza. Ecco la patria di tanti animali vivi e morti. Il mare. E io la crema, e la protezione testata su animali, come tutte le cose testata su animali, e ringrazio gli animali morti per testare la mia crema. Eccola. Con le onde. E vi volevo dire, volevo fare un grosso saluto a Sbarella, alla Di Range o De Langue, alla Martani. Ma che razza di essere inutili. Si vede? Non si vede. Aspettate. No, non si vede. Non si vede perché sto all'ombra, quindi no. Vabbè, comunque. Sti cazzo se si vedono. Alla fine chi se ne frega? Qualcuno dice, ma perché le immagini sono tutte sfocate? Perché c'è un telefono che fa schifo al cazzo. Non è che mi metto a comprare un telefono nuovo solo perché l'immagine sono sfogata. Vedete? Ecco, adesso si vede bene. Facciamo una bella zoomata, vedete il mare, acqua cristallina. Ragazzi, purtroppo la diretta di oggi, cioè di venerdì scorso per voi, che è andata un po' una chiavica, quindi sto registrando questo video che poi diventerà la puntata di lunedì, quindi voi lo vedrete lunedì. Guardate che bel mare, però cavalloni, onde, è stato fantastico fare il bagno in questo mare, alla faccia di chi ci vuole male, alla faccia di tutti i vegani di merda. Ecco, noi ridiamo degli animali morti, ragazzi, ridiamo sempre con tutti questi animali qui. Vedete questo animale morto, mamma mia, chissà com'è morto, è morto soffocato nella sabbia. Ci sono tante persone che odiano il mare, io non so sinceramente come si fa ad odiare il mare. Fantastico, perché è una bella giornata, mi trovo in quel di Fondi, provincia di Latina, litorale tra Sperlonga e Terracina, siamo esattamente tra Sperlonga e Terracina, quindi Sperlonga è di là. Aspettate, riesco a farvi vedere qua, c'è mettina, Sperlonga è da quella parte, vedete quella, non si vede, purtroppo non si vede, aspettate, non si vede un culo, ecco, non si vede un culo, ah, eccolo là. Lì è Sperlonga, ragazzi, Sperlonga, che risale ai tempi dell'antica Roma,
da quella parte, ovviamente non è proprio lì preciso, mentre di là è Terracina, ragazzi, di là, da quella parte, vedete, dove, dove sta quella, quella rocca, Terracina, eccolo là. Ovviamente evito di prendere gli altri bagnati perché non è che voglio incorrere in problemi, violazione a privacy eccetera, quindi se uno capita per caso è un conto, se uno viene ripresa apposta è un altro. Quindi questo è quanto, ragazzi, io volevo fare un grosso saluto a chi non si sa godere la vita come tutti i vegani. Noi ci siamo mangiati chi l'hamburger, chi i wurstel, chi le patatine, chi il panino con la mozzarella e il prosciutto. Fantastico, ragazzi, si mangia molto molto bene qui. Questo posto si chiama Lido Riviera, se lo cercate su, su Facebook ci sta, Lido Riviera Fondi, la località Salto, se non mi ricordo male, si chiama questo posto. Però comunque il comune è quello di Fondi, Fondi provincia di Latina, e stiamo, ripeto, tra Sperlonga e Terracina, e la Martani, la Zanotto, la Dilenge, tutta gente che non si sa godere la vita perché stanno sempre a pensare agli animali. Ma che cazzo ve ne frega degli animali, cioè state sempre a lamentarvi se sta che muoiono gli animali, ma perché non morite voi? Fate la fine di sta conchiglia, fate la fine del mollusco che vive dentro a sta conchiglia, almeno farete una fine degna, veramente, perché fino a mo avete fatto una vita indegna, sembra rompere il cazzo, le palle alla, alla povera gente. Cioè, qual è la vostra colpa? Quella di mangiarci la carne, noi siamo assassini, capito? Mangiamo gli animali, quale crimine orrendo! Ma fammi il piacere, Zanotto, Dilenge, Martani, andate un affanculo tutte e tre, ma avete rotto il cazzo, facciamo vedere la, la bandiera gialla, la bandiera gialla, c'è anche la bandiera italiana della, della Marina, si vede, è così. Purtroppo, ragazzi, c'è un telefono di merda, un povero Samsung S4, c'ha i suoi anni, però ragazzi, c'ha i suoi anni, fatevene una ragione. Dice, ma il tuo telefono non mette bene a fuoco, ma il mio telefono c'ha i suoi anni, è un Samsung S4 che purtroppo è stato già preso quando era già uscito l'S5 e adesso ci siamo con l'S8, se non ricordo male, non sono aggiornato sui telefoni, ma alla fine sti cazzi. Ecco, lì per esempio c'è un ponte, vedete? C'è un ponte, c'è del ponte. Ecco, ci sta anche l'ascensore per i disabili, perché qui sono attrezzati, spiaggia attrezzata per i disabili, ovviamente per i disabili, mica per i cani. Cioè, comunque la parte al di là di questa ringhiera, aspettate che qui c'è un lettino, non si vede, ecco, la parte al di là di questa ringhiera è spiaggia libera. C'è la macchina, mi faccio vedere anche la macchina se riesco, no, non si vede, eccola là. Eccolo là, quella bianca, la macchina non mi sembra arrivata. Eccoci qua, perché siamo abbastanza lontani dai mezzi pubblici, ci sta la stazione qui a fondo, non è lontanissima, però ci vogliono quei 15 minuti di macchina, quindi saranno quei 7-8 km, forse per qualcosa in più. E quindi niente, ragazzi, quindi niente. Purtroppo si vede sfocato, si vede male, che devo fare? Purtroppo, ripeto, il telefono fa cagare, non ci posso fare nulla. Comunque, volevo mandare un grosso saluto alle tre donne di Facebook che rompono sempre il cazzo, che insultano noi poveri mangiacadavri, che insultano il mio aspetto fisico. Volevo dire, ma fatemi una rangata di cazzi vostri, ma godetevi la giornata. Vedete, io mi sono fatto bagno, ho mangiato, ho goduto, mi sono messo al sole, mi sono messo la crema testata sui animali, mi sono fatto una bella giornata, poi dopo ci andiamo a pigiare gelato, facciamo quattro passi,
i miei amici che adesso stanno stanno facendo sul bagno, ma non so in che punto preciso. Comunque, vedete, non sono da solo, ci sono tre lettini, questo è mio, il zaino che ha fatto la guerra. Questo zaino è così mal messo, ma non lo butto, ci tengo a non buttarlo, perché a parte perché me lo regalavano, ma questo zaino tra più di 20 anni, ragazzi, uno zaino Invicta, anzi ve lo faccio pure vedere, va? Ecco qua, vedete, Allegro, ta, 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 ta. Lo zaino di Mozart, me lo regalarono perché ovviamente faccio il musicista, questo è il profilo di Wolfgang, me lo regalarono, se non ricordo male, nel 93 o 94, quindi fatevi un po' i conti, ragazzi, c'ha più di 20 anni con questo zaino, c'ha più di 20 anni, ha fatto i suoi anni, però insomma, finché purtroppo sta cerniera di sotto è andata, rimane sempre aperta, infatti non ci metto niente. E questo, vedete, ma che cos'è questo video? Stai solo a parlare, imbossi il mare, non fai nulla di che. Ma io non è che gli spaghetti carnivori devo sempre far vedere cibo o altro, perché poi alla fine chi cazzo se ne frega, cioè, gli spaghetti carnivori è lo show di famiglia onnivora, lo show estivo. Ovviamente se è show estivo non può essere show estivo se non c'è il mare. Ecco, guardate il windsurf lì in fondo, windsurf, vedete? Windsurf, ragazzi, io veramente sono stupefatto. Io sono di Napoli, lo sapete, sono una persona che comunque il mare l'ha vissuto, ho vissuto anche bene il mare, diciamo, anche se avrei voluto viverlo molto di più, però sono sempre affascinato. Guardate la natura quanto è bella, vedete, l'uomo sta distruggendo la natura, ma non è vero, perché comunque noi ci prendiamo cura della natura. Se vedete qui al Lido, ecco, anzi ve lo faccio vedere, aspettate, ve lo faccio vedere, ci sono i cassonetti. Ah, mi sta venendo la non è entrata sabbia apposta. Ci sono i cassonetti per la differenziata, guardate, i cassonetti blu e arancione, cioè qui sono puliti, ragazzi, la sabbia tutto sommato, non vedete i rifiuti, dove sta il mare cristallino, certo non è proprio blu come i tropici, però insomma se ne andate un pochino più a largo è blu. Lì lo vedete un po' più opaco semplicemente perché ci sono i sassi, ma non ci sono rifiuti, sacchetti di plastica, che ne so, siringhe o cose del genere, nulla di tutto questo. E quindi cioè, il mare è pulito. Ora di che vi lamentate? Il mare è questo. Guarda, vi faccio che sventola, c'è molto vento soltanto, molto vento. Questa è una giornata fantastica. I miei due compagni di viaggio, uno e due, e questo è, vi saluto, vi do appuntamento a giovedì prossimo, spaghetti carnivori, alla prossima, godetevi il mare. Vi lascio il rumore del mare in sottofondo, togliamo pure la base sotto. Eccoli. Ciao ciao. Ciao ciao. Spaghetti carnivori, spaghetti carnivori, spaghetti carnivori, spaghetti carnivori, spaghetti carnivori, spaghetti carnivori.